È arrivato il momento dell'inizio della stagione, inizio di campionato. Tanto come sta il Campus Italia, ben consapevoli del fatto che il Campus non ha come obiettivo prioritario naturalmente arrivare in alto, ecco, non ha obiettivi di classifica. Sì, perfetto tuo analisi Matteo, i nostri principali obiettivi sono diversi, uno degli obiettivi è fare una buona A2 Silver, però l'idea è la crescita, il miglioramento della squadra, tanto dal punto di vista individuale quanto dal punto di vista collettivo. Noi sappiamo che iniziamo questo processo un po' indietro all'altra squadra, naturalmente, perché siamo nella quinta settimana della prestagione, quindi aspettiamo di stare con un livello buono e fare una buona partita il sabato. 5 settimane di lavoro, appunto, che cosa ti hanno detto? Che cosa hanno detto a te, allo staff tecnico? Che indicazioni hanno dato questi ragazzi? Sì, l'indicazione è ottima in questo momento, nel senso che chiaro che è un processo, è lungo, sappiamo che dobbiamo stare tranquilli e fare un processo lungo, però sappiamo anche che possiamo lavorare tantissimo bene con la difesa, in senso di recuperare molto pallone e fare un attacco con abbastanza intelligenza, principalmente il gioco di penetrazione e il gioco di 2 contro 2 col pivot. Si parte con la partita contro Chiaravalle. Che livello ti aspetti in questa Serie A Silver di vedere, al di là della partita di sabato naturalmente, perché sono tutte squadre che si sono rinforzate, tutte squadre che si sono mosse sul mercato, però in generale che campionato ti aspetti? Sappiamo che è una sfida grandissima, sappiamo che la squadra in generale c'è un livello alto, noi andiamo in trasferta domani a Chiaravalle, sappiamo che è una squadra molto forte, che c'è una tradizione molto grande nella pallamano italiana, quindi arriviamo lì per fare il meglio lavoro che possiamo fare, però di un modo tranquillo e l'obiettivo principale è continuare il processo di crescita, se facciamo un paragone con le 2 ultime amichevoli che abbiamo fatto. Ci sarà anche una componente psicologica sicuramente con la quale dovrai lavorare come allenatore. Consideriamo che praticamente tutti questi ragazzi hanno esperienze o di campionati giovanili o, se di prima squadra, sicuramente non da protagonisti, quindi ritrovarsi in Serie A Silver sarà un salto molto grande per loro. Sicuramente Matteo, e questo secondo me è la cosa più bella, perché questo aspetto psicologico, questo sviluppamento dell'aspetto psicologico è fondamentale quando pensiamo a giocare la qualificazione degli europei, perché sicuramente sono partite molto difficili, a livello molto stesso, un livello lì pari, quindi questa esperienza di affrontare partite di un livello difficile e che siamo tantissima volta indietro, di recuperare il risultato, può essere molto importante per la nostra sfida centrale.